Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere altri tre test di ingresso all'università. Si tratta di tre test di fisica. Il primo che vi propongo è il seguente: due cariche elettriche inizialmente a distanza di 1 metro vengono portate a una distanza di 10 centimetri, quindi avvicinate. La forza elettrostatica rimane invariata, come ci viene detto nell'alternativa E? Diminuisce di 100 volte o aumenta di 100? Diminuisce di 10 o aumenta di 10 volte? Cambia, e come cambia la forza elettrostatica? In modulo, essenzialmente. Allora, come rispondere a questa domanda? Beh, a mio avviso bisognerebbe chiedersi quella che è la forza elettrostatica che va ad agire tra due cariche. Essenzialmente possiamo pensare a due cariche puntiformi, chiamiamole queste Q1 e Q2. Questa forza è espressa dalla legge di Coulomb. Questa forza elettrostatica è direttamente proporzionale al modulo delle due cariche, Q1 e Q2, ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. La costante di proporzionalità K, se siamo nel vuoto, vale 8,99 per 10 alla 9 newton per metri quadri fratto coulomb al quadrato. Naturalmente, come forza poi ha una retta, una direzione, che è quella che congiunge le due cariche, essenzialmente la retta su cui giacciono le due cariche. Se le cariche sono di segno opposto, la forza è attrattiva; se hanno lo stesso segno, invece, è una forza repulsiva. Ma il modulo è sempre espresso da questa legge. Si tratta poi di una coppia di forze, una sulla carica Q1, l'altra sulla carica Q2, ma il modulo è uguale in entrambi i casi. Allora, qual è la relazione tra il modulo della forza e la distanza? La forza è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Cosa significa? Significa che se la distanza raddoppia, la forza si riduce di 1/4. Stiamo attenti a quel quadrato a denominatore. Se la forza si dimezza, scusate, se la distanza si va a dimezzare, la forza risulta 4 volte superiore, naturalmente a parità di cariche. Nel nostro caso abbiamo un raggio che è pari ad 1 metro inizialmente, poi questo si riduce a 10 centimetri, cioè si riduce di un decimo, diventa un decimo di metro. Riducendosi di 10 volte il raggio, la forza aumenta di 100 volte, 10 alla seconda, aumenta di ben 100 volte. Tra le alternative quindi proposte, quella corretta è la C. Il secondo test ci porta ancora a parlare di cariche, ma in particolare una particella che non ha carica, che si trova, si sta muovendo in moto rettilineo uniforme, entra in una regione dove vi è un campo elettrico. Le linee di campo sono dirette perpendicolarmente alla direzione della velocità della particella. Qual è quindi la traiettoria della particella? Parabolica, circolare? Rimane rettilinea come nell'opzione E? Forse ellissoidale o forse iperbolica? Allora, di per sé è importante evidenziare l'aspetto particella priva di carica, priva di carica. Naturalmente una particella però dotata di massa. In questo caso andiamo a trascurare però la massa di una singola particella, andiamo a trascurare la sua massa e consideriamo solo l'effetto del campo elettrico diretto perpendicolarmente al vettore velocità su una particella neutra, escludendo gli effetti della forza peso. In questo caso cosa succede? Succede ovviamente che le forze di natura elettrica dovute al campo agiscono perpendicolarmente al vettore velocità. Non sono in grado quindi di modificare il moto della particella. Moto rettilineo uniforme e come tale si va a mantenere. Se invece andassimo a considerare la presenza della forza peso, allora dovremmo ragionare in termini di un moto parabolico, ma in questo caso escludiamo la forza peso e quindi l'alternativa corretta è la E.
L'ultimo test che vi propongo per oggi riguarda i campi elettrici ancora, prodotti questa volta da una carica puntiforme di segno positivo nello spazio. Che caratteristiche ha questo campo elettrico? Le linee di forza sono forse circolari, hanno centro nella carica? Si tratta di un campo elettrico uniforme? Non ci viene specificato dove e a quale distanza. Ha un'intensità forse che è direttamente proporzionale al quadrato della distanza dalla carica? L'intensità è forse inversamente proporzionale alla distanza dalla carica in direzione radiale? A linee di forza rettilinee uscenti dalla carica. Allora, vi ho riportato il disegno preso dal libro di testo comunemente adottato nelle scuole di come si può andare a rilevare il campo elettrico generato da una singola carica puntiforme detta Q. Nella figura, in particolare la parte B, sono rappresentate le linee di campo elettrico, non i vettori campi elettrici. Come vedete, queste linee sono in sostanza delle semirette uscenti dalla carica, segno positivo, e si propagano in tutte le direzioni nello spazio. Man mano che ci allontaniamo dalla carica, il campo elettrico diminuisce la propria intensità, diminuisce la forza di natura elettrica. Quello che vedete qui, io ho scritto forza, in realtà un campo elettrico, scusate, ho dimenticato l'ultima stanghettina, è il modulo del campo elettrico dovuto a una carica puntiforme Q. Ci troviamo nel vuoto, costante K0 a una certa distanza R. Il modulo del campo elettrico è direttamente proporzionale alla carica, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Tra le alternative sono andato a selezionare l'opzione E. Ha delle linee di forza rettilinee uscenti dalla carica. Stiamo attenti alle opzioni C e D, perché per esempio nella D vi è un'intensità inversamente proporzionale, ma alla distanza dalla carica. No, non è dalla distanza dalla carica, è in funzione del quadrato della distanza. Quindi non prendiamo l'abbaglio, non facciamoci fregare dall'alternativa D. In questo caso quella corretta è la E. Ecco, detto questo direi che posso concludere questo video. Vi ringrazio quindi per l'attenzione. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate. Ditemi voi come andreste a rispondere a test di questo tipo. Vi ringrazio quindi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.